In questa catechesi ritorniamo ai compiti specifici dei sacerdoti, che secondo la tradizione sono essenzialmente tre: insegnare, santificare e governare. Nella catechesi precedente ho parlato sulla prima di queste tre missioni, l'insegnamento, l'annuncio della verità, l'annuncio del Dio rivelato in Cristo, con altre parole il compito profetico di mettere l'uomo in contatto con la verità, di aiutarlo a conoscere l'essenziale della vita, della realtà stessa. Oggi vorrei soffermarmi sul secondo compito che ha il sacerdote, quello di santificare gli uomini, soprattutto mediante i sacramenti e il culto della Chiesa. Qui dobbiamo innanzitutto chiederci che cosa vuol dire la parola santo. La risposta è: santo è la qualità specifica dell'essere di Dio, cioè assoluta verità, bontà, amore, bellezza, luce pura. Santificare una persona significa metterla in contatto con Dio, con questo suo essere luce, verità, amore puro. È ovvio che tale contatto trasforma la persona. Nell'antichità c'era questa ferma convinzione: nessuno può vedere Dio senza morire subito. Troppo grande è la forza di verità e di luce. Se l'uomo tocca questa corrente assoluta, non sopravvive. D'altra parte, c'era anche la convinzione che senza un minimo contatto con Dio l'uomo non poteva vivere. Verità, bontà, amore sono condizioni fondamentali del suo essere. La questione è: come può trovare l'uomo quel contatto con Dio che è fondamentale senza morire sopraffatto dalla grandezza dell'essere divino? La fede della Chiesa ci dice che Dio stesso crea questo contatto, che ci trasforma man mano in vere immagini di Dio. Così siamo di nuovo arrivati al compito del sacerdote di santificare. Nessun uomo da sé, a partire dalla propria forza, può mettere l'altro in contatto con Dio. Parte essenziale della grazia del sacerdozio è il dono, il compito di creare questo contatto. Questo si realizza nell'annuncio della parola di Dio, nella quale la sua luce ci viene incontro. Si realizza in un modo particolarmente denso nei sacramenti. L'immersione nel mistero pasquale di morte e risurrezione di Cristo avviene nel battesimo ed è rafforzata nella confermazione e nella riconciliazione, e poi viene alimentata dall'Eucaristia, sacramento che edifica la Chiesa come popolo di Dio, come corpo di Cristo, come tempio dello Spirito Santo. Così diceva Giovanni Paolo II nell'esortazione apostolica Pastores Gregis al numero 32. È quindi Cristo stesso che rende santi, cioè ci attira nella sfera di Dio, ma come atto della sua infinita misericordia chiama alcuni a stare con Lui e diventare, mediante il sacramento dell'ordine, nonostante la povertà umana, partecipi del suo stesso sacerdozio, ministri di questa santificazione, dispensatori dei suoi misteri, ponti dell'incontro con Lui, della sua mediazione tra Dio e gli uomini e tra gli uomini e Dio. Negli ultimi decenni vi sono state delle tendenze orientate a far prevalere nell'identità e nella missione del sacerdote la dimensione proprio dell'annuncio, staccandola da quella della santificazione. Spesso si è affermato che sarebbe necessario superare una pastorale meramente sacramentale. Ma è possibile esercitare autenticamente il mistero sacerdotale superando la pastorale sacramentale? Che cosa significa propriamente per i sacerdoti evangelizzare? In che cosa consiste il cosiddetto primato dell'annuncio? Come riportano i Vangeli, Gesù afferma che l'annuncio del regno di Dio è lo scopo della sua missione. Questo annuncio però non è solo un discorso, ma include nel medesimo luogo il suo stesso agire. I segni, i miracoli che Gesù compie indicano che il regno viene come realtà presente e che coincide alla fine con la sua stessa persona, con il dono di sé. E lo stesso vale per il ministro ordinato. Egli, il sacerdote, rappresenta Cristo, l'inviato del Padre,
ne continua la sua missione mediante la parola e il sacramento in questa totalità di corpo e anima, di segno e parola. Sant'Agostino, in una lettera al vescovo onorato di Tiabe, riferendosi al sacerdote, afferma: «Facciamo dunque i servi di Cristo, i ministri della parola e del sacramento di Lui, ciò che Egli comandò o permise», nell'epistola numero 228. È necessario riflettere se in taluni casi l'aver sottovalutato l'esercizio fedele del munus sanctificandi non abbia forse rappresentato un indebolimento della stessa fede nell'efficacia salvifica dei sacramenti e in definitiva nell'operare attuale di Cristo e del suo Spirito attraverso la Chiesa nel mondo. Chi dunque salva il mondo e l'uomo? L'unica risposta che possiamo dare è Gesù di Nazareth, Signore e Cristo, crocifisso e risorto. E dove si attua il mistero della morte e risurrezione di Cristo che porta alla salvezza? Nell'azione di Cristo mediante la Chiesa, in particolare nel sacramento dell'Eucaristia che rende presente l'offerta sacrificale redentrice del Figlio di Dio, nel sacramento della riconciliazione in cui dalla morte del peccato si torna alla vita nuova e in ogni altro atto sacramentale di santificazione. È importante quindi promuovere una catechesi adeguata per aiutare i fedeli a comprendere il valore dei sacramenti, ma è altrettanto necessario, sull'esempio del santo curato d'Ars, essere disponibili, generosi, attenti nel donare ai fratelli i tesori di grazia che Dio ha posto nelle nostre mani e dei quali non siamo i padroni, ma custodi ed amministratori. Soprattutto in questo nostro tempo, nel quale da un lato sembra che la fede vada indebolendosi e dall'altro emergono un profondo bisogno e una diffusa ricerca di spiritualità. È necessario che ogni sacerdote ricordi che nella sua missione l'annuncio missionario e il culto e i sacramenti non sono mai separati, e promuova una sana pastorale sacramentale per formare il popolo di Dio e aiutarlo a vivere in pienezza la liturgia, il culto della Chiesa, i sacramenti come doni gratuiti di Dio, come atti liberi ed efficaci della sua azione di salvezza. Centro del culto della Chiesa è il sacramento. Sacramento significa che in primo luogo non siamo noi uomini a fare qualcosa, ma Dio in anticipo ci viene incontro con il suo agire, ci guarda e ci conduce verso di sé. Dio ci tocca per mezzo di realtà materiali che Egli assume al suo servizio, facendone strumenti dell'incontro tra noi e Lui stesso. La verità secondo la quale nel sacramento non siamo noi uomini a fare qualcosa riguarda e deve riguardare anche la coscienza sacerdotale. Ciascun sacerdote sa bene di essere strumento necessario all'agire salvifico di Dio, ma pur sempre strumento. Questa coscienza deve rendere umili e generosi nell'amministrazione dei sacramenti, nel rispetto delle norme canoniche, ma anche nella profonda convinzione che la propria missione è far sì che tutti gli uomini uniti a Cristo possano offrirsi a Dio come ostia viva e santa a Lui gradita. Esemplare circa il primato del munus sanctificandi e della giusta interpretazione della pastorale sacramentale è ancora San Giovanni Maria Vianney, il quale un giorno, di fronte a un uomo che diceva di non aver fede e desiderava discutere con lui, il parroco rispose: «Oh amico mio, vi indirizzate assai male, io non so ragionare, ma se avete bisogno di qualche consolazione, mettetevi là». Il suo dito indicava l'inesorabile sgabello del confessionale, e credetemi che molti altri vi sono messi prima di voi e non ebbero a pentirsene. Cari confratelli sacerdoti, vivete con gioia e con amore la liturgia e il culto. È azione che il risorto compie nella potenza dello Spirito Santo in noi, con noi e per noi. Rinnovare l'invito a tornare al confessionale come luogo nel quale celebrare il sacramento della riconciliazione, ma anche come luogo in cui abitare più spesso perché il fedele possa trovare misericordia, consiglio, conforto, sentirsi amato e compreso da Dio, sperimentare la presenza della misericordia divina,
accanto alla presenza reale dell'Eucaristia. Celebrare e vivere con intensità l'Eucaristia, che è nel cuore del compito di santificare. È Gesù che vuole stare con noi, vivere con noi, donarci se stesso, mostrarci l'infinita misericordia e tenerezza di Dio. È l'unico sacrificio di amore di Cristo che si rende presente, si realizza tra di noi e giunge fino al trono della grazia, alla presenza di Dio, abbraccia l'umanità e ci unisce a Lui. E il sacerdote è chiamato ad essere ministro di questo grande mistero nel sacramento e nella vita. È nella celebrazione dei santi misteri che il sacerdote trova la radice della sua santificazione. Cari amici, siate consapevoli del grande dono che i sacerdoti sono per la Chiesa e per il mondo. Attraverso il loro ministero il Signore continua a salvare gli uomini, a rendersi presente, a santificare l'umanità.